Oggi vi voglio raccontare brevemente la storia del pannello che sta alle mie spalle. Questa specie di quadro controllo stile Frankenstein che ho costruito un po' di anni fa con pezzi originali, però. Allora, pezzi originali recuperati per lo più in un vecchio molino dove veniva mm, macinata, macinato il grano per fare la farina, quella per il pane. Ecco, mio padre ci ha lavorato 47 anni all'interno di un molino, eh, uno dei molini storici di Viterbo, e alcune parti sono originali proprio di quel molino, nella fattispecie questo volmetro, questo amperometro e quest'altro volmetro. I due interruttori in realtà sono di una vecchia casa, mentre invece questo interruttore a coltello. Questo proprio rimanda a Frankenstein, viene da un altro molino. Addirittura, eh, di cui, però, non so, eh, veramente l'ubicazione. Me lo regalò mio padre perché da bambino, io appassionato di elettricità, eccetera, eccetera. Gli chiedevo sempre l'interruttore a coltello e lui mi portò questo. Io in realtà io gli chiedevo dell'interruttore a coltello da, da banco, da uso scientifico per, per giocare un po' con, con le pile, con le lampadine. Lui mi portò questo, e chiaramente non è stato mai utilizzato. Giustamente potete ben capire perché, perché è pericolosissimo. Prima di tutto è un interruttore a coltello trifase, perché le fasi i fili sono tre. Questa era la, la fase di apertura. Era un, un congegno fantastico. Eh, pensate che praticamente eh, spesso e volentieri eh, questi interruttori operavano completamente scoperti. Anche se qui vedete, queste cose qui servivano per metterci la copertura di sicurezza che era di legno o di bachelite, ma spesso e volentieri questi erano aperti. Quindi praticamente c'era 380-380 vols, trifase, e questi erano belli e belli aperti. La cosa interessante è che il circuito veniva chiuso così, appunto a coltello, e all'apertura per evitare lo scintillio. Praticamente c'erano i para ecco eccoli qua, che evitavano appunto la realizzazione di scintille. Qui vedete, c'è un. Pezzettino che manca qui. Addirittura, altra cosa fantastica, veniva eh, messo un filo come fusibile: cioè il fusibile veniva fatto con un filo serrato a questi morsetti. Poi, ai morsetti qua su, e a questi qua, qui arrivava la corrente, e qui sotto usciva, o viceversa. Questi, quel supporto che vediamo qui, questo interruttore è pesantissimo. Ne avevo anche un altro, addirittura che veniva proprio dal, dallo stesso molino. Che peraltro era accompagnato a questi due eh, strumenti. per l'ho regalato un mio caro amico, non so se ce l'ha ancora. Era grosso, arrivava qua su. Era immenso e gli mancava un coltello di una fase perché diceva si scaldava. Alla fine hanno preferito invece di risolvere il problema di sbilanciamento tra le fasi, preferirono quello di metterci una barra di rame più grande e tolsero un coltello. Cose fantastiche che oggi farebbero rabbrividire, ma una volta si facevano abitualmente. Qui, come isolante, c'è legna. Questo è legna, questo non lo apro mai. Giustamente, meno lo apro, meglio è qui sotto torno il monito. Che eh, salvava tutti praticamente, non toccare i fili, pericolo di morte: un bel teschio, i soliti femori incrociati, e questo era quello che la sicurezza si fermava. Qua, praticamente, parlavamo di questo qua. Questa è praticamente la Vagna pietra lavagna che all'epoca veniva utilizzata come isolatore ed era lo stesso materiale con cui venivano fatti i pannelli, cioè i, pannelli, i quadri elettrici sono fatti proprio questi, qui l'ho simulata con una vernice stile lavagna ma questo chiaramente è legno passiamo a questi spettacolari str strumenti al volmetro al lamperometro noterete che praticamente sono stampati, cioè praticamente sono fatti a mano questi qui questo è un amperometro da fondo a scala a 150 ampere addirittura quindi questo in una casa è impossibile farlo a parte che sia sbilanciato farlo funzionare mentre invece questo potrebbe anche funzionare a fondo a scala 250 volts questi insieme all'interruttore al coltello che vi ho detto prima che non ho più erano di un quadro di comando apparirà la foto eh, accanto adesso al video del quadro di comando del motore di azionamento del piano macine del molino un motore da 80 cavalli enorme e praticamente era attaccato a questo quadro elettrico dove erano presenti questi giustamente ma a un certo punto sono stati dismessi, sono stati abbandonati là e mio padre poi me li portò a casa perché sapeva che io ci giocavo con l'elettricità per fortuna non con l'elettricità con le pile, non con questa roba qui questo, qui, sotto è di un altro quadro elettrico di dimensione un po' più ridotta, ma comunque sia sempre con. Comandava sempre un, un, un motore da 40 cavalli. fondo scala 300 volts funziona correttamente. Questo, purtroppo, è caduto. Era accompagnato anch'esso da un bell'amperometro sempre con fondo scala 150-200A che però purtroppo non ho più Lassu in alto invece quello è un altro amperometro di dimensioni decisamente più ridotte con un fondo scala 20A quindi quello sarebbe anche utilizzabile questo invece è l'interruttore classico di Bacchilite che si trovava nelle case di una volta a rotazione questo peraltro funziona perfettamente questo invece è in ceramica altro isolante dell'epoca questo invece è non funziona più, insomma, e questo è quanto praticamente un piccolo un piccolo ritorno nel tempo, soprattutto per i giovani di oggi che chiaramente pensano che eh, chissà che l'elettronica o l'elettricità sia nata così come la vedono oggi. In realtà il cammino è stato lunghissimo. Considerate che questi strumenti suppongo siano degli anni se sia degli anni 20, anni 30, forse quindi vanno quasi per avere 100 anni addirittura questo qui sotto invece sia, penso sia degli anni 50, quindi molto più recente. Da notare che anche qui il supporto, addirittura è quasi guardate è come, come grossolano, no? La realizzazione è evidente che è stato realizzato a mano di questi, per esempio, la cassa è in metallo, di questi invece è in bachelite, così come quello lassù isolante in questo caso di, di, di facciata è il vetro qui ci abbiamo messo una, una placchetta che veniva da una macina da una macina allaminatoi della Bueller. Eh, brevetto giustamente è un brevetto della Bueller. ecco qua e qui sempre un, un cimelio del la Bioler è famosissima, una delle poche marche al mondo ancora esistente che fa macchine per la lavorazione del grano per la produzione di farina. Vabbè, chiudiamo qui questo piccolo cameo sul c'era una volta nell'elettronica e nell'elettricità.